Queens, tra Queen e Prince, metà regina e metà principe. Ho avuto bisogno di un intermediario, infatti è Queens che porta in scena, Marlene Dietrich. Sì, perché Riccardo Castagnari, che diventava direttamente Marlene Dietrich, l'ho sempre sentito un po' troppo presuntuoso. Allora avevo bisogno di un personaggio che fosse un po' all'altezza, chiaramente un personaggio di fantasia, e siccome comunque c'è anche drammaturgicamente all'interno della pièce, Queens si prende la responsabilità di diventare Marlene. Io divento Queens e poi Queens diventa Marlene Dietrich. Questo poi, tra l'altro, i primi 8 anni di spettacolo non si era mai saputo che fossi io a interpretare Marlene. Si parlava appunto di Queens come di un'entità a sé stante, come un attore dell'Off-Broadway trapiantato in Italia e che appunto interpretava lui, Marlene. Poi invece con l'andata dello spettacolo a Parigi ho fatto coming out, come si dice, ho detto no, Queens è Riccardo Castagnari. Lei ha inventato la definizione di Hector Quinn, rifacendosi al teatro elisabettiano per questo. Sì, perché purtroppo noi abbiamo sempre un pochettino bisogno delle etichette, è una cosa che è un pochettino frutto nostro, italiano. E obiettivamente c'era il rischio che poi rientrassi o nella drag queen, ma non è assolutamente uno spettacolo da drag queen, oppure nel teatro antravestì. È vero che c'è un uomo vestito da donna, però non mi sembra nemmeno che sia poi un teatro antravestì, perché poi comunque all'interno della pièce, cosa che non rivelo mai, perché è come se io rivelassi l'assassino in un giallo, c'è una ragione per cui è un uomo che la interpreta, e quindi la sentivo più proprio come un'operazione attoriale, quindi un attore che interpreta una regina, in questo caso dello schermo, perché era Marlene È la Dietrich che si muove, non la piccola fiammiferaia, infatti, raccontare una dea dell'Olimpo. È una sorta di seduta spiritica questa in cui viene evocato, tutto quel mondo. Dietrich. Certo, l'hanno detto in molti, molti critici l'hanno detto. Non sappiamo alla fine se applaudiamo Marlene Vera o se applaudiamo l'interprete. Questo chiaramente non mi può far che piacere, perché all'inizio non si pensava che fosse un'operazione che sarebbe durata così tanto. Quest'anno è il 16º anno di Marlene di The Legend, passando da Città del Messico in spagnolo a Parigi in francese. Quindi sì, lo spettacolo continua e quindi siamo molto contenti che continui ad avere questo successo, anche perché chi l'ha già visto torna a vederlo e quindi va bene. Ma il suo innamoramento di Marlene Dietrich risale a quando era ragazzino, lei dice, giusto? Sì. Io mi sono innamorato di lei vedendo in Rai appunto La Taverna dei Sette Peccati. All'epoca li facevano questi film e non in orari notturni come ho detto stasera in scena. E ci fu proprio un innamoramento da fan, quindi il ragazzino che andava a cercare i dischi, perché poi ho scoperto che cantava anche, ed era strano perché poi all'epoca non era neanche tanto facile trovare le incisioni, i long play della Dietrich. Quindi lo dico sempre, ma lo ripeto perché è vero. L'ho sempre un po' avuta come una vecchia zia per casa, quindi poi alla fine fare un omaggio a una vecchia zia è più facile che a una persona che non conosci. 1.000 persone ad applaudirti ogni sera e poi a sipario chiuso, quando va bene, in una camera d'albergo attaccata al telefono. Forse è il destino dei grandi artisti, quello poi di rimanere soli con se stessi. Eh sì, un po' la solitudine dei numeri primi. È chiaro, c'è sempre il rovescio della medaglia, quindi dietro a questa carriera sfavillante, poi sappiamo soprattutto di lei che gli ultimi 15 anni furono disastrosi, perché era in casa, in sedia a rotelle, non voleva nessuno, si negava al telefono anche quando voleva mantenere il mito di questa figura leggendaria, quindi non si poteva fotografarla, chiaramente, e questo è un po' il rovescio della medaglia, è chiaro, tanto successo. Che poi alla fine, insomma, quasi si rivolta un po' contro, però sembra destino comune, perché poi tutta la Hollywood di allora, insomma, alcol, droga, eccetera, fanno un po' parte, sembra di un percorso obbligatorio. Per Marlene mi dispiace, chiaramente.
Un po' come Gloria Swanson in Viale del Tramonto. Eh certo, insomma, la diva che viene dimenticata, anche se devo dire Marlene è stata coraggiosissima. La Garbo si è ritirata, lei invece si è inventata, quando è stata dichiarata un disastro per i botteghini, lei si è inventata un mestiere nuovo, ha iniziato a fare la cantante, è andata avanti 25 anni, che gli ultimi concerti li ha fatti nel 74-75, alla veneranda età di 73-74 anni. Pierre e Gilles hanno immortalato Queen's Marlene in uno dei loro capolavori, quindi insomma ecco, siamo passati quasi all'immortalità. Diciamo sì, è stato un bellissimo incontro con loro due, perché sono venuti a vedermi a Parigi e quasi timidamente mi hanno chiesto se mi andava di farmi fotografare nelle vesti di Marlene, anche perché hanno detto noi la vera Marlene non siamo riusciti a fotografarla, anche per ovvi motivi di date, e quindi io sono stato felicissimo, anche perché sono entrato nella loro casa, nel loro studio, che per me era una cosa mitica, che conoscevo per i libri, per le pubblicazioni. È nata questa collaborazione, questa foto fantastica che adesso è diventata, gentilmente loro me l'hanno concesso, è diventata la locandina dello spettacolo. E che ci ricorda Marlene. Ci ricorda Marlene, anche loro hanno detto è un po' Marlene e un po' è Queens, però è bello il mix tra queste due personalità, anche perché io poi parlo sempre di Queens come se fosse altro da me, quindi ne parlo sempre come di un altro, di un'altra persona.